Buongiorno, buongiorno. Oggi siamo in attesa di collegarci da Parigi con Andrea Marcolongo, con la quale parleremo di varie cose. Stiamo aspettando che si colleghi con noi. Naturalmente conoscete tutti Andrea Marcolongo, autrice di uno dei bestseller della saggistica italiana, un bestseller internazionale, cioè La lingua geniale, 9 ragioni per amare il greco antico, ma non solo questo, ha pubblicato anche gli altri 2 libri successivi con Mondadori, che sono stati a lungo in classifica e hanno avuto un grande successo. Quindi adesso stiamo aspettando appunto di vedere, sperando che lei si riesca a collegare. No, scusate, vedo se perché non ho idea di come e se la cosa possa funzionare con la connessione che abbiamo, quindi vi prego di aspettare un attimo. Comunque la nostra iniziativa Casa La Terza sta avendo un notevole successo, diciamo, in queste ultime settimane, quindi speriamo di essere riusciti a farvi compagnia, diciamo, con i nostri incontri. Diciamo abbastanza interessanti. Allora, aspettate un attimo che Andrea ha inviato la richiesta di partecipazione. Se ci riesco a trovarla, un secondo. Eccoci. Esserci riusciti, un secondo. Ciao Eccola! Giovanni, ciao a tutti, ti stavo Ciao! ascoltando. Sì, ah, mi stavi ascoltando. Sì. Sì. Ma non so, trovavo dove schiacciare. Spero di non aver detto troppe fesserie, diciamo, insomma. Guarda, sei meravigliosa, che hai fatto, diciamo, Oggi pazzesco. ufficialmente sono 30 giorni che non prendo un aereo, Ah, questo beh, credo questo sia già mi sembra l'effetto. già tanto, mi sembra già tanto. Senti, ma come ora so, dicevo che appunto tu sei a Parigi e volevo sapere che tu ci raccontassi un po' come cosa vuol dire la quarantena a Parigi, come ti stai trovando e soprattutto appunto come la vivete voi là nella Ville Lumière. Beh, oggi è particolarmente Lumière la ville qui. Io sono a Montmartre, quindi nel diciottesimo. E come la sto vivendo? Devo dire che mi sono trasferita qui a fine febbraio, quindi ho passato più tempo in casa, in quarantena, che Fortunatissima altrove a Parigi. proprio. È anche particolare provare un attimo a riavvolgere il tempo, visto che questi giorni, queste settimane ormai hanno un peso specifico differente, mi sembra, rispetto a prima. Quindi all'inizio, quando è cominciato, si guardava un po' all'Italia, ovviamente. In Italia è iniziata prima, quindi secondo me, presi assolutamente dall'ingenuità, o forse dalla speranza, che propria degli esseri umani, si credeva che non sarebbe andata comunque così. E poi dopo 7 giorni è andata così. Era un lunedì di 4 settimane fa, è iniziato il confinamento. Quindi esattamente le stesse dinamiche italiane, quindi del mondo, dalla carta igienica al supermercato, allo sconcerto di trovarsi separati. Io ricordo quei giorni in cui è iniziato, la città mi ha molto colpita perché mentre si svuotavano le vie, le strade, venivano alla luce tutte le differenze sociali, che non credo, non sono proprio convinta che questa pandemia abbia completamente appianato, anzi, Grazie. assolutamente rivelate, scoperchiate. Quindi i palazzi di Parigi ora sono quasi tutti vuoti, perché chi ne aveva la possibilità se n'è andato nelle case secondarie, quindi case sicuramente più grandi di questi pochi metri quadri che noi parigini possiamo permetterci.
Tanti all'inizio, tante persone in stato di disagio per le strade, quindi senza tetto, alcolisti, tossicodipendenti che si riversavano perché non potevano certamente andare a casa, restare a casa. Sono stati giorni Certo. duri quelli all'inizio, sembrava un po' un inferno dantesco. E poi sono spariti improvvisamente, E non dove so sono dove. finiti? Me lo chiedo spesso. Poi ci sono state delle settimane di nervosismo. Io abito di fronte alla posta e ancora oggi mi chiedo: ma come mai tutti vanno in posta? Forse a litigare, perché la coda arriva fino alla piazza e tutti litigano per il turno. Vabbè, questo è un classico parigino, no? Le litigate. Assolutamente. C'era una cosa molto divertente di Asterix, che quando i due bretoni andavano a Lutezia, no? Vedevano sempre le persone che litigavano in maniera forsennata e sempre isterica. Insomma. Vabbè. Beh, per noi è molto difficile immaginare Parigi senza brasserie o senza, appunto, cioè, con tutta una città del genere per gli italiani, con appunto questi luoghi così tipici, chiusi, no? Deve essere veramente abbastanza particolare, insomma. Anche qua a Roma, diciamo, se ti devo dire, oggi c'è una giornata meravigliosa di primavera piena, con una Nostalgia. luce trepitosa, e che fa veramente impressione vedere queste strade così vuote e deserte, no? Diciamo, è una cosa abbastanza particolare. Ma tu dicevi del peso specifico, no? Che queste settimane hanno diverso, ecco. In che cosa, secondo te, che cosa significa questo? Cioè, cosa rappresenta per te questo peso specifico diverso? Io, come tanti, credo all'inizio si contavano i giorni, quindi giorno 1 del confinamento, 2, 3, 4, e poi a un certo punto si è smesso. Ora non vorrei tornare al greco e al nostro libro, ma il primo capitolo che era non quando ma come, ecco, è diventato forse un tempo, almeno per me, assolutamente tutto all'aoristo, cioè non ho più bisogno di frazionare il mese in settimane, la settimana in giorni, le giornate in mattina pomeriggio con degli impegni fissi. La mia agenda è libera fino a novembre praticamente. Sì, per te che eri abituata sempre a essere in movimento perenne, diciamo, questo Guarda, è un cambio di vita radicale, ne avevo talmente tanto bisogno, sai. Ieri insomma. sera portavo fuori il mio cane, che peraltro è qui. Che è il momento che amo di più della giornata, quindi la sera scende intorno alle 9, esco con mio cagnolino e c'è Montmartre deserta, non c'è nessuno, come dicevi, le brasserie, ma la stessa chiesa, le Sacre Cœur, che non Certo. c'è nessuno da nessuna parte. Passeggio con lui senza guinzaglio. Ieri sera pensavo a tutte le cose, ho fatto una lista delle cose che non ho potuto fare in questo mese. Nessuna, in realtà, si è rivelata, almeno per me, a mio sentire, talmente urgente da rimpiangerla. E ho scoperto che tante invece delle cose che sono riuscita a fare in queste quattro minuscole mura forse non le avrei fatte, non sicuramente con questo sguardo. Ecco perché dico peso specifico. Sì, certo, ma tra l'altro è anche un tempo in cui stiamo sperimentando, no? Delle parole completamente nuove, no? Diverse, dicevi te, appunto il confinamento, il distanziamento, cioè termini che fino adesso avevano, come dire, c'erano un po' sconosciuti, cioè non, o erano riservati solo a A persone. Napoleone il confinamento. Ah, esatto, cioè, insomma, appunto, uno doveva credersi Napoleone, ecco, per sperimentare una cosa del genere. Ma se tu dovessi, prendendo spunto anche dall'ultimo libro tuo che si chiama Alla fonte delle parole, no? Cioè, se tu dovessi indicare delle parole che ti sembrano particolarmente adatte a questo tempo, quali sarebbero? Cioè, quali sono secondo te le parole del nostro tempo, del tempo che stiamo vivendo? Sicuramente parto da quella che non è, secondo me non è un momento di isolamento, nel senso etimologico, quello dell'isola, non siamo naufraghi sull'isola deserta, impossibilitati a comunicare, anzi vedo proprio che il bisogno di sentirsi una comunità è molto forte, almeno qui. Ogni sera alle 8 applaudiamo dai balconi.
Ed è quel piccolo momento, anche se non conosco i miei vicini, in cui mi sento viva, ma proprio viva perché appartengo, ad una comunità, c'è cioè qualcun altro fuori che mi ricorda il senso, del mio stare al mondo. Quindi diciamo l'isolamento no, e se dovessi indicare invece qualcosa, che cosa, cioè lì non siamo delle isole, invece qual è una parola che ti sembra, come dire, che ci corrisponda? Comunità, secondo me, siamo delle comunità umane. Questa è la parola che mi viene in mente, Sì, questa cosa che anche a me ha vedo. colpito molto, no? L'idea che, cioè, emerge il fatto che questo virus in qualche modo non fa distinzioni, no? Cioè colpisce appunto da Boris Johnson all'anziano, diciamo, della casa di riposo senza grandi, come dire, non ha particolari remore, diciamo, no? A infettare persone diverse, e da questo è anche il fatto che né razze diverse, paesi Certo. diversi, culture diverse vengono tutte completamente, come dire, investite da questa cosa in maniera molto forte. E questo ci dà la sensazione, secondo me, di essere un po', cioè restituisce fortemente l'idea, no? Di stare in questa cosa tutti insieme, insomma, no? Cioè, pur isolati, sì, diciamo, ognuno nella propria casa, però insieme, no? Cioè, non ti sembra un po'? Sì, un'altra parola che mi viene in mente, almeno che io trovo necessaria ogni giorno, è serietà. È un momento in cui almeno io, le persone che ho accanto, non abbiamo particolarmente voglia di chissà quali uscite, penso veramente dalla politica, non abbiamo poca voglia, ecco, di essere intrattenuti, di sollazzarci in quell'ingenuità, in quel passatempo. Ecco, il tempo passa lentamente, ma si hanno sempre meno voglia di passatempi e di ascoltare voci inutili. Sì, questa è un'altra sensazione, diciamo, perché appunto è come se questa cosa avesse squarciato tanti veli di Maya, no? Un po', Speriamo. diciamo. Poi non lo so se durerà, ritorneranno altri veli di Maya diversi, ovviamente, perché l'uomo è fatto così, però intanto, come dire, forse quelli del passato, diciamo, ci sono cioè gli errori, i problemi del passato ci sono davanti con, insomma, chiarezza molto, le contraddizioni del passato ci sono davanti in maniera molto forte, almeno così è la sensazione che io ho, insomma. Cioè, in questo momento tu, per esempio, riesci a leggere i libri, ti sono d'aiuto? Cioè, oppure, perché io ho difficoltà, sinceramente, a concentrarmi molto sulla lettura. Non so, devo dire, non ho ancora finito di pensare e di capire, come dico spesso, ma le mie abitudini sono molto cambiate, anche i miei bisogni rispetto al prima. Ad esempio, pensavo che avrei trascorso le mie serate su Netflix, invece non sono più riuscita a guardare una serie, neanche La Casa di Carta. Con cui cioè, la sto guardando, ma senza quell'avidità, quell'ingordigia di cui ero capace prima. Non so come mai. Lo stesso accade per i libri, sai, io poi tornavo da un viaggio quando è iniziato il confinamento, quindi avevo ancora dei miei libri sono a Roma, anzi, la metà dei miei libri sono a Roma e un altro quarto è a casa di una mia amica a Parigi, quindi non posso andarli a prendere. Quindi avevo i libri che avevo in casa, avevo delle riviste, dei giornali ed è stato molto singolare, almeno la prima settimana, vedere quanto la contemporaneità, cioè ovvero il momento, certi quotidiani, certi settimanali non reggessero la prova del tempo nemmeno 3 giorni. Del resto qui il confinamento è iniziato il lunedì, la domenica si era votato per il primo turno delle municipali. Quindi mercoledì aprire un giornale che non parlava nient'altro che delle elezioni. Quando il mondo era capovolto, sembrava di leggere le cronache da un passato lontanissimo. Libri, sto leggendo meno. Io sto leggendo meno libri rispetto a prima. Prima ero avida, non c'è, soprattutto mi mettevo volentieri in un bar a bere un caffè e leggevo. Ora riesco molto meno. Non perché non mi piacciono, ma perché non sento quell'urgenza. Mi sembrano
non ne sento particolarmente il bisogno, mentre ho scoperto un piacere diverso che non avevo mai provato, che è quello delle riviste, ovvero riviste letterarie, quindi articoli lunghi, di lungo respiro, completamente staccati dal tempo presente, forse anche fuori dal tempo, di nuovo all'Oristo. Quindi mi sto leggendo queste riviste letterarie, storie come L'indagine sul significato del colore verde nella storia. E mi danno molto piacere. Qual è il significato del colore Ok, verde? mi trovi preparato, non mi chiedere il rosso. No, 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 Ecco, no, no, lo colore sapevo, della però. primavera, della speranza, della vita. In effetti il verde poi è anche il colore dell'ambito ospedaliero. Certo. Quindi, insomma, avevano azzeccato, diciamo, nel commissionare l'articolo. Sì, effettivamente è così. No, sì, anch'io condivido con te questa cosa perché anche per me, come dire, cioè, sì, sento bisogno di leggere cose che si distacchino un po' dal presente, quindi, e al tempo stesso non, è come se, per esempio, leggere un romanzo richiedesse uno spazio mentale, no? Che viene in questo momento occupato da altro, no? Cioè, non ti sembra, diciamo. Sì, in effetti forse la domanda non è proprio leggere libri, ma romanzi. Forse è il romanzo che non è la forma narrativa adatta per questo momento, almeno io sto leggendo, se leggo, leggo saggi e quelli Sì, li leggo esatto. con piacere. Una storia, ma anche lontanissima da questo momento, Forse non anche perché riesce. questa è una storia, che quella che stiamo vivendo è una storia inedita, se ci pensi, cioè una storia, cioè l'ultima epidemia che in Europa era stata più di 100 anni fa, 102 anni fa, e non siamo più abituati ad avere a che fare, cioè non sa, è come se non avessimo non solo gli anticorpi nostri, ma, cioè, per il nostro, come del sistema immunitario, ma neanche culturali, come se fosse qualcosa che è completamente scomparso, no? Nella nostra capacità di immaginazione, di immaginare cosa significa un'epidemia. Non lo so, da un lato sono d'accordo con te, dall'altro dico, ci sono dei capolavori che parlano delle epidemie, penso ai Promessi Sposi, ma penso a Pericle. Quando io leggevo durante la peste di Atene, già la parola peste e epidemia sono parole differenti. Io mi immaginavo, cioè non riuscivo proprio a immaginarla. E quindi per me era una catastrofe naturale come lo tsunami, qualcosa che non ho mai visto e pensavo non mi avrebbe mai toccata. Sono poi andata a rileggermi quella parte di Tucidide in cui racconta della peste di Atene e della morte Alla fine Pericle perde tutti i parenti a causa di quella malattia, che poi non abbiamo alcuna notizia che in effetti i templi resistono e si possono esaminare archeologicamente le malattie, no. Quindi non sappiamo quale malattia fosse, il nome peste è un nome molto generico. Fino a che perse il suo figlio più caro, Pericle, ed è lì che piange, c'è questa scena raccontata appunto da Tucidide, piange, si abbandona alle lacrime durante la sepoltura del figlio. Ed è lì che in qualche modo il leader, tornando all'oggi, il bisogno dell'uomo forte, qual era stato Pericle, che per me è il più grande statista di sempre, perde di credibilità, non gli viene mai perdonato il fatto di avere singhiozzato in quel Cioè, il fatto momento. di aver pianto di fronte alla morte del figlio non gli viene Sì. perdonato. Questo non me lo ricordavo, questa cosa. Questo è molto interessante, diciamo. Ma Però ci sono qualche. altri. Dimmi. No, scusa, no, dimmi, dimmi. Però è difficile trovare un sollievo, una consolazione, forse perché non c'è sollievo, non c'è consolazione, non c'è nemmeno tanto da imparare. Cioè, se non No. che il dolore è uno scandalo, il dolore fa male. Sì. Quindi è difficile trovare un libro nella descrizione appunto della peste di Atene o nei Promessi Sposi, la ricetta che ci farà sentire meglio. Sì, poi secondo me anche perché tutto ciò, appunto, quello che ci sta accadendo è quello che noi abbiamo tendenzialmente rimosso da lunghissimo tempo, no? Cioè appunto il dolore, la malattia, la morte, sono tutte le nostre paure più profonde e quelle che abbiamo, diciamo, con la contemporaneità, no? Provato a rimuovere, no? Cioè noi,
La morte l'abbiamo allontanata quanto più possibile da noi, insomma, in tutti i in tutte le forme. Adesso come dire, ci torna in maniera molto, molto forte davanti, no? Questa è una cosa che, insomma, secondo me lascerà una traccia importante, no? Perché è un cambiamento. Insomma, come dire, il senso della nostra finitezza, della nostra mortalità, appunto, ci ritorna un pochino di fronte, non ti sembra? Sì, su questo mi sembra moltissimo, sono d'accordo con te, sono spesso sgomento ora dalla presenza della morte. Vi chiedo, ma queste sirene di ambulanze prima Esatto. c'erano oppure ero io che non le sentivo? E perché sussulto ora come se fosse soltanto adesso un problema, come se nessuno sia mai morto prima di questa pandemia? Sì, esatto. Come a me capitava, diciamo, di solito, periodi di agosto, quando la città è un po' più vuota e deserta, no? Spesso, rientrando a casa la sera, ti trovi di fronte a queste ambulanze e ti fanno molta impressione, no? Perché sembra che quasi la città sia rimasta abitata soltanto da questo. È un momento un po' così, perché tu vedi soltanto praticamente pompieri, vigili, poliziotti, no? Diciamo, c'è questa sensazione dell'emergenza, è come se fosse arrivata a toccare un po' sempre tutta la nostra vita costantemente, insomma. Ma se tu dovessi dare anche un consiglio di lettura in questo momento, quale faresti? Cosa consiglieresti? Un consiglio di lettura. Ma in realtà mi ero preparata. Io consiglio questo libro, a me ha molto molto colpito, che è Elena Ferrante, L'invenzione occasionale. Anche per chi non ha amato, vorrei poi, qui dovremmo fare una diretta, un rave, di chi non ha amato l'amica geniale. Comunque lo consiglio perché sono brevissimi saggi, in realtà riprende quello che dicevamo all'inizio, una raccolta degli articoli lunghi che Elena Ferrante ha scritto per un anno nel 2018 per il Guardian. Quindi affronta dai temi sociali, a temi femminili, a temi legati alla scrittura, all'editoria. E mi ha molto molto colpita ecco, per la sincerità intellettuale, forse perché in questo momento ne ho altrettanto bisogno io di decidere, anche per noi intellettuali, io forse mi metto un po' in mezzo, cioè mi chiamo in causa, mi sento molto chiamata in causa. All'inizio sono stata sconcertata con questo poi decalage, con questo, insomma, questi 7 giorni di differenza tra l'Italia e la Francia, perché venivo bombardata di richieste che non riuscivo a decifrare perché secondo me, ne sono convinta, non fanno parte del mio lavoro. L'intellettuale pensa e scrive, sa qual pensato qualcosa di buono, se no non scrive nulla. Non vende libri, non pubblicizza se stesso libri altrui o magliette o qualunque altra cosa, non intrattiene, quindi non solleva il morale cantando, ballando o giocando con il suo cagnolino. E quando non ha niente da dire, va benissimo stare in silenzio. Per me è un sollievo stare in silenzio in questo momento. Quindi non ti chiederò, per esempio, cosa pensi di Battiato, diciamo, se ti che mi è sembrata, diciamo, la cosa più surreale della Ma settimana. io non ho niente da dire. No, perché, diciamo, sollevare le polemiche, sì, può essere divertente, un modo per passare il tempo, però, diciamo, è buffo come qua c'è stata, come dire, appunto, una prima settimana dove la gente applaudiva, no, dai balconi e cantava. La sera vicino a casa mia c'era una ragazza che tutte le sere faceva un mini concerto di 4-5 pezzi, no? E tutta la gente dai Ah, balconi ascoltava, quindi anche molto bello, col comunque, pianoforte. no, Dimmi. sto leggendo i commenti del, come si dice? Perché per me è anche la prima diretta, io peraltro saluto così come se ci fosse qualcuno, come si dice? Degli ascoltatori, non lo so, beh, Sì, insomma, dei di chi ci sta. telespettatori, degli internauti, diciamo. Al di là ci sono tante persone che vorrei salutare, vedo che forse questo bisogno di silenzio, almeno da chi ci sta, e non sono tutti i miei amici, è abbastanza condiviso. Perché l'altro,
Non lo so, delle volte parlo con la mia amica più cara, che secondo me ci sta ascoltando, la saluto, che è Beatrice, che abita un po' laggiù, cioè qui a Nicola ci dice lettori, i lettori che ci stanno ascoltando. Mi ha Troppo fatto strano. paura quel senso di horror vacui che vedevo dappertutto. Alla fine, ovunque, soprattutto nei giornali italiani, che sono, questo bisogna dirlo, l'home page dei principali giornali italiani è molto differente dall'home page dei giornali francesi, in cui non si trovano così tanti tutorial per fare sport a tutte le ore del giorno e della notte, cucinare e apprendere le cose più strane. Mi ha fatto paura questa cosa di riempire un vuoto che aveva in realtà soltanto bisogno di essere ascoltato, più che di essere colmato alla rinfusa, di sollecitazioni. Però fa paura molto, no? Cioè, quindi penso che molte persone siano rimaste spaventate, diciamo, da questo silenzio, no? Diciamo, e abbiano cercato in qualche... È un po' che per chi non è abituato ad ascoltarlo, come dici tu, all'inizio, secondo me, cioè il silenzio ha bisogno di abitudine al silenzio, no? Cioè, non è per chi è abituato a riempirlo sempre di musica, di rumori. Di contatti così superficiali, secondo Beh, però me. allora non sprechiamo questa occasione per imparare veramente ad ascoltare, perché secondo me diventa pericoloso poi riempirlo la rinfusa. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Cioè, penso che no, è come da bambini quando il tempo spesso che poi era più fruttuoso era quel periodo in cui d'estate non c'era la scuola, non eri ancora in vacanza, non sapevi bene cosa fare, ti annoiavi, no? Diciamo, e però poi alla fine era il momento in cui magari riuscivi veramente a pensare a delle cose che poi ti sono servite, insomma, no? Cioè, hai avuto quell'abitudine anche al silenzio che è stata utile, insomma. Già, Non quando lo mi so. chiedono infatti come ho iniziato a scrivere, io dico che non ho iniziato a scrivere, anzi, cioè, lo sai meglio di me come ho iniziato a scrivere. Io ho iniziato a leggere tanto proprio in quelle estati infinite dell'infanzia, senza bambini intorno, perché da figlia unica in un paesino isolato, leggere tanto e provare a riempire quello che prima chiamavamo silenzio vuoto con le storie altrui. Quello sì, è una cosa piuttosto rilevante, no? Cioè ti aiuta molto. Va bene, diciamo, non ti chiederò però, diciamo, le tue previsioni sul futuro Del del tempo. mondo. No, no, però no, invece mi piacerebbe conoscere appunto una tua, appunto, sempre parlando di etimologie, diciamo, quali sono una parola secondo te adatta per il nostro futuro, no? Cioè, se tu devi guardare verso il futuro, cioè, quale parola pensi che potrebbe essere adatta? Ma serietà l'ho usata prima e Sì. la usavo anche prima di questa pandemia. Secondo me, ecco, ci sarà da ridefinire che cosa significa la normalità. Dal punto di vista etimologico, la normalità anche dal punto di vista. Andrea? Ecco, Vanni? ti sento ma non ti vedo. Ecco, perfetto, ti risiedi di nuovo in connessione, perfetto. Ok. Che cos'è la normalità? Che significato dare a questa parola? Io stessa all'inizio temevo, ciò che mi faceva più paura era di non ritrovare il mondo esattamente come l'avevamo lasciato qualche settimana fa. Adesso sono in un punto in cui non lo voglio più quel mondo come era prima. Non so se hai visto infatti un bellissimo murales che c'è una scritta, insomma, che girava come meme in questi giorni, che mi è arrivata diverse volte, in cui dice appunto non auspichiamo il ritorno alla normalità, la normalità era il problema, no? Diciamo, perché un po' è quello, diciamo, noi abbiamo vissuto come normale molte Già. cose che invece in realtà cioè ora ci rendiamo conto che creavano disagio, no? Cioè, forse a questo appunto dovrebbe essere la spinta per poi quando ricominceremo, come dire, aprirci al mondo a modificarlo, no? Almeno Sì. io lo spero, io sono, come dire, da questo punto di vista un ottimista.
cosmico, però diciamo non, quindi sarò sicuramente smentito, però cerco di, cioè bisogna sperare, no? Sì, ti sembro pessimista, no? Sai che non lo No, sono no, te mai. non lo sei, no, non lo sei mai, pessimista. Abbastanza combattiva in un modo diverso, forse rispetto a prima. Però sì, è questa la parola che mi piacerebbe scoprire, ci vorrebbe un talismano ora per definire cosa quel perimetro, cosa diventerà il perimetro della normalità per noi, al di Sì. là dei gesti, cioè di andare in giro con la mascherina o di mantenere, che bruttissima parola, espressione della distanza sociale. Sì, quello del distanziamento è una parola che mi fa paura a me, diciamo, non, Con no. l'aggiunta di sociale, quello mi fa ancora più Esatto, paura. però sì, penso che però quello sia anche proprio la cosa che insomma che dà, insomma, fa più paura a tutti, diciamo, in realtà. C'era un video che ho visto ieri sera di un bambino palermitano che a un certo punto dice: "No, ma io non ne posso più di stare chiuso in casa, non vedo più i miei amici, non vado a scuola, non vado in piscina, ma sempre io e te, mamma, basta, devo vedere qualcuno, mettimi le cose in valigia che voglio andare dal nonno". Ecco. Un po' penso che sia Già. per tutti un pochino così, no? Cioè, Sì, questo mi dà più ragioni di inquietudine pensare al sistema scolastico e quindi a tutti questi bambini, ragazzi a casa. Non ho gli strumenti perché non sono insegnante purtroppo, ma vedo il sistema educativo qui, lo vedo in Italia, sono abbastanza simili, ho tantissimi amici che sono insegnanti. Quindi da un lato mi rendo conto che gli insegnanti che erano preparati già da prima, che già utilizzavano la didattica digitale, hanno ovviamente potuto attutire il colpo della chiusura degli edifici scolastici e allo stesso tempo i ragazzi che erano già formati in questo senso e che avevano soprattutto gli strumenti tecnici a casa, quindi un computer e una connessione stabile, che non è per niente scontato, lo stesso vale per il telelavoro, è che si chiude la porta dell'ufficio e il computer, la connessione, la fibra compare immediatamente per miracolo a casa. E credo Logicamente, che questo certo. sia, ecco, un abbandonare la figura del lavoratore, la figura dell'insegnante, la figura dello studente al suo destino digitale, è abbastanza preoccupante. Sì, poi a me spaventa molto che anche tutta la discussione, per esempio, sulla didattica online, no, sia appunto sulla didattica, cioè su come se i ragazzi fossero semplicemente Già. dei contenitori da riempire appunto diciamo, di contenuti. Se in realtà poi la scuola è, come sappiamo bene, no, è molto altro, cioè è una palestra di relazioni sociali, diciamo, che non credo che possano essere sostituite così facilmente dalla rete, insomma. Non, non, Soprattutto così a distanza, che esatto. sia con un computer o con un foglio o una pergamena, tenere così tanto i ragazzi separati l'uno dall'altro, chissà, lo scopriremo. Tema è come riesci a tenere i contatti, per esempio, appunto lì, diciamo, a Parigi, cioè ti usi molto il device digitale oppure hai scelto la via del silenzio? No, io se mando il piccione viaggiatore perché sai, sono antica come mi dicono, quindi tra l'altro qui i piccioni Vabbè, non mancano, direi esatto, potrebbe essere una sulla buona mia cosa. finestra. Esatto. No, uso i device, devo dire che ho avuto tanto bisogno anche di ridefinire il perimetro della normalità delle mie relazioni personali. Ho vissuto con disagio la prima settimana, i primi giorni in cui centinaia di persone mi scrivevano come stai. Attenzione, non voglio dire che avrebbero dovuto scrivermi degli insulti, ma mi sono resa conto che non erano persone così vicine a me, alcune che veramente nemmeno conoscevo, non avevo la minima idea di chi fossero. E quella domanda in un momento come questo mi sembrava violenta, perché siccome non so rispondere bene tu durante una pandemia, mi richiedeva di mettermi a nudo, quantomeno di essere sincera, e non ero ancora pronta. Quindi sto comunicando meno di prima,
Ma no, cioè, con meno persone rispetto a prima, ma di più con poche persone. Qui ci chiedono appunto, vedi, dice grazie per quanto hai trasferito anche a me attraverso l'Etimo il tempo. Te lo L'etimo di ricordi? tempo, non lo so, Te sì, me lo ricordo. lo L'etimo ricordi? di tempo, al di là che è abbastanza, ci sono delle posizioni linguistiche differenti, quella che più mi ha affascinata scrivendo la fonte delle parole è stata l'etimologia che riconduce la parola tempo al greco stembo, quindi al verbo stembo, che significa battere, percuotere. Un po' come si percuote un tamburo, o allo stesso tempo dalla stessa radice viene la parola tempia. Infatti, diciamo, mi Sì, puntano le certo, tempie. tempi. Quindi il significato di tempo, nel senso cronologico, quindi quello delle lancette dell'orologio, è proprio un costante scandire i battiti, quindi i Quindi minuti. dice, quando c'è, si dice battere il proprio tempo, no? Cioè, batti il Sì. tuo tempo, non è sbagliato, insomma, in qualche modo si ritorna all'etimo stesso della parola. Forse dobbiamo un punto riscoprire come battere il nostro tempo, no? Cioè, C'è l'ebaio galla, forse, non lo sì, boh, vedete, sì, non lo potrebbe essere, sì. Va bene, senti, allora mi ha fatto molto piacere Anche a averti me. qui con noi, non so se ci sono delle domande, per il E io momento non non mi so. sembrava in particolare, forse, aspetta che ho fatto, ecco, magari qualcuno ti chiederà quale sarà il tuo prossimo libro, ma questo è un segreto che tu gelosamente tieni conservato, insomma. Allora, io innanzitutto ti saluto e ti ringrazio tantissimo. Spero che i nostri appunto lettori, spettatori, internauti Ringrazio una si libraia che vedo che ci continua a mandare, che è Silvia, una libraia di là di Spoli, in una libreria ah. meravigliosa, la voglio tanto salutare. Ok, allora sì, ma mi immagino che tu avresti molte, molte persone da salutare, quindi Cioè, diciamo, poi non se sono ancora vuoi pratica, ma dopo questo starò in diretta interrottamente. privatamente, diciamo, senza di me che sono l'intralcio, diciamo, effettivamente. Senti, va bene, allora, poi insomma, io volevo Grazie. solo Dimmi. va bene, ringraziarti e ricordare a tutti che noi continuiamo con le nostre dirette tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a mezzogiorno, quindi vi aspettiamo anche domani qua con noi. Allora, ciao Oh, ciao Andrea, Nicola. ciao, Ciao ciao. Giovanni. Ciao ciao. Ciao ciao, Ciao ciao. ciao ciao. Aspetta.